Ciao leggine, ciao leggini, eccoci a una nuova lettura per la settimana che sta per iniziare. Come al solito ci concentriamo un attimo e scegliamo il mazzetto numero 1, numero 2 o numero 3. Saranno il mio oracolo dedicato alle leggi universali, quindi più terreno, più pratico. Poi il mio oracolo dei registri akashici, quindi invece un po' più quinta dimensione, akasha, etere. E poi il neonato, l'oracolo dei decreti quotidiani, che lo so che questo nome vi fa tanto ridere perché chiaramente lo sappiamo tutti perché ci fa ridere, però in realtà avevo scelto il nome in tempi non sospetti, però chissà, no, che siano, perché questa coincidenza, magari hai il compito di emanare anche decreti da un punto di vista energetico per armonizzare le energie, quindi se senti questa necessità di armonizzarti con le energie, mazzetto numero 3. Quindi chiudi gli occhi, lasciati andare, io inizio a mischiare e tu scegli 1, 2 o 3. Bene. Intanto, se non sei iscritto al canale YouTube delle Leggi della Magia, fallo subito. Se questo video ti piacerà, regalaci un like. Se hai scelto il mazzetto numero 1, le carte per te sono Legge del nome, apposta, Legge di causa effetto e insicurezza. Se hai scelto il mazzetto numero 1, questa settimana per te sarà intensa e in effetti è un momento dell'anno, se andiamo verso Sowin, verso questo è un momento in cui i veli sono sottili. La legge del nome dice che devi onorare i tuoi antenati. Quanto stai dedicando a celebrare le tue origini, le tue radici? Quanto sai della storia della tua famiglia? Chi erano i tuoi avi? Che cosa hanno fatto? Dove sono stati? Da dove vengono? Ecco, tutte queste risposte, se ce le hai, ottimo. Se non ce le hai, cerca il più possibile. Perché? Perché il lignaggio familiare attiva la legge di causa e effetto. Molti più di quelli che pensi sono i comportamenti o le scelte, le preferenze che hai e che ti derivano da un qualcosa che è molto più in là della tua famiglia di origine, è nella discendenza, nelle radici, tra cui regalo del karma familiare, insicurezza. Se sei una persona che tende all'insicurezza, molte volte ti puoi trovare sballottato tra dei comportamenti aggressivi o passivo-aggressivi, quindi magari a volte la tua insicurezza non ti permette di dire ciò che provi con assertività e quindi magari fai cose sperando che l'altro capisca e che si comporti di conseguenza. Beh, questa seconda parte avrai notato che non avviene mai perché giustamente ognuno decodifica dal suo punto di vista, quindi non è cattiveria, ma se tu magari mi dici che questa cosa per te va bene, io sono presa dalla mia vita e dico ok, per lei va bene e non vado a pensare no, quindi parola chiave assertività. Se sei invece una persona che tende all'aggressività, quindi magari accumuli e poi sbotti, ecco, non accumulare, dillo subito con assertività ciò che provi, quindi con fermezza e gentilezza, quindi no perché tu, come quando una persona diventa aggressiva, ma dire questa situazione a me mi fa sentire in questo modo, così. Puoi evitare oppure possiamo trovare una soluzione. Se una persona ci tiene a te, troverai il modo di arrivare a un compromesso, altrimenti, insomma, voglio dire, no, evidentemente non c'è interesse. Quindi, se hai scelto il mazzetto numero 1, karma familiare, onora, celebra, purifica e rendi un omaggio alle tue discendenze affinché possa essere pulito e liberato il karma relativo a questa insicurezza. Ognuno poi saprà cosa, come dire, sciogliere. E come scioglierlo? Ci sono tante tecniche, usa quella con cui ti trovi meglio. Possono essere guarigioni akashiche, possono essere regressioni, possono essere meditazioni per sbloccare blocchi. Ce l'ho la meditazione sblocca un blocco, è un corso di meditazione, ti metto il link così vai a leggere. Insomma, ci sono varie tecniche, quella che conosci usala. Mazzetto numero 2, quindi akasha, andiamo nella parte della nostra evoluzione. Se hai scelto il mazzetto numero 2, le carte per te sono... Allora, Legge di causa e effetto, pensavi di essere scampato, la chiave e la legge dell'unità. Hai scelto il mazzetto numero 2 perché forse hai già un po' lavorato il punto numero 1, cioè chi ha scelto quella parte, perché partiamo dalla legge di causa e effetto, quindi diciamo che hai abbastanza lavorato sul tuo karma familiare e devi giungere a te, quindi capire che tu sei la chiave per accedere all'unità. Accedere all'unità è qualcosa di molto grande perché ci fa superare il concetto del dualismo e ci porta al concetto di unità. Questo vuol dire che iniziamo a, come dire, in automatico a mollare litigi, conflitti, forme di razzismo, forme di intolleranza, perché siamo tutti uno, quindi non hanno proprio senso, cioè hanno senso nella mente duale, ma non possono aver senso nella mente dell'unità. Se ti trovi in situazioni, e tutti ci troviamo in situazioni, no, dove magari intorno a noi ci sono forme di razzismo, forme di ingiustizia, conflitti, intolleranze, poca pazienza, eccetera, noi siamo la chiave. Se hai scelto il mazzetto numero 2, sii un esempio, sii l'esempio di una persona che ha fatto un lavoro su di sé, dimostra questo lavoro nel tuo modo di essere e porta nel mondo un esempio di unità, cioè quando, come diceva maestro Yogananda, nel conflitto tu scegli la pace, cioè quindi scegli la pace. Questa settimana, se hai scelto il mazzetto numero 2, sii un esempio di pace. Andiamo al mazzetto numero 3. L'oracolo più attuale, l'oracolo dei decreti quotidiani. A me fa troppo ridere perché quando li leggo pensavo che fosse una cosa a ridere, invece no, si chiama realmente così e non era voluto, era ispirato più ai decreti come anche della metafisica di maestro Saint Germain, così, della parola che crea attraverso il decreto, che è un comando che si manda all'universo. Quindi cosa andiamo a comandare? Comandare in senso molto molto, come dire, molto propositivo, cioè non di comando ti ordino quindi tu lo fai, ma di comando perché sono al timone della mia vita e vado in questa direzione, quindi con molta umiltà e responsabilità. 1, 2 e 3. Queste sono per te se hai scelto il mazzetto numero 3. Legge del paradosso. Sono divino, ma ogni tanto me lo scordo. Quindi accolgo le prove della vita con serenità e il sorriso è la mia arma più potente. Legge della sfida. E ultimo, quando sono grato lo sono per 3 volte 3. Questa è la legge del 3. Bellissime. Allora, se hai scelto il mazzetto numero 3, qualche volta ti dimentichi la scintilla divina che vive dentro di te. Ciascuno di noi porta in sé quella scintilla divina, quella cosa che ha sempre affascinato i filosofi, ma anche gli scrittori, quella parte che ci collega, no? E quella parte, quando la iniziamo a vivere, la iniziamo a coltivare, ci permette di ricordarci che in noi è presente questa scintilla divina, eppure ogni tanto ce lo dimentichiamo. Forse nel corso degli anni la tua autostima è stata messa a dura prova, forse hai incontrato persone che ti hanno abbandonato e non ti hanno accettato per quello che eri e per questo hai iniziato ad indossare una maschera che non ti appartiene realmente. Finalmente è giunto il momento di smascherare le finzioni e di rivendicare la tua matrice divina. In te c'è una dea, un dio che attende solo di essere risvegliato. Accolgo le prove della vita con serenità, accetti la sfida. Questa di risvegliare in questa settimana la tua parte divina è una sfida che l'universo ti manda. Ti metto sotto il link al corso del risveglio della dea interiore, magari ti può interessare, ci trovi ispirazione, ma la cosa importante è anche vivere da dea o da Dio, comportarsi da dea, mangiare da dea, camminare da dea. Questo ci aiuta a dare il nostro massimo, ci aiuta a fare sempre il meglio che possiamo in quel momento. Non deve essere un'ansia tipo Dio devo fare sempre il meglio, ma deve essere io provo, ci provo per onorare quella parte divina che è in me. Quindi accogli la sfida e per questa settimana tenti di onorare la parte divina che è in te. Se hai detto sì o se hai detto no, qualunque dei due casi, ricordati che la chiave sarà la gratitudine. Quando noi siamo grati, dentro veramente nel mio libro Il superpotere della gratitudine ti spiego come esercitare quotidianamente la gratitudine. La gratitudine è un qualcosa di meraviglioso perché è la chiave di accesso alle vibrazioni alte. Quando si sta in uno stato di gratitudine, si sta in uno stato di grazia e la frequenza vibrazionale che emaniamo è talmente alta che cose meravigliose iniziano a capitare nella nostra vita. Però provare gratitudine sincera non è così facile, perché a volte diciamo sì, grazie, ma è più educazione, ripeto sempre meglio dirlo che non dirlo, però se non manda la giusta vibrazione non attiva la legge del 3. Quindi quando invece emaniamo la giusta vibrazione, la legge del 3 ci fa sentire sul corpo la gratitudine, quindi proprio magari siamo più belle, più luminose, più sorridenti, e quando arriva poi sulle emozioni siamo più positive, più fiduciose, più grate, e poi, come diceva sempre Louise, più siamo grati e più l'universo adora le persone grate, quindi più siamo grati e più avremo cose per cui essere grati. E poi sul nostro corpo di luce, che a quel punto inizia proprio a illuminarsi veramente, perché si chiama corpo di luce ma ci deve arrivare sta luce, e la luce della gratitudine è meravigliosa ed è molto luminosa, molto più luminosa diciamo le luci dei corpi, cioè delle frequenze più basse, perché chiaramente sono più emozioni più pesanti, più cupe. Che mazzetto avevi scelto? 1, 2 o 3? Scrivimelo sotto nei commenti, scrivimi se ti è piaciuto, scrivimi cosa ne pensi, scrivimi se conosci il nuovo oracolo, se l'hai già acquistato, se lo stai usando, e poi settimanalmente vi sto mettendo i video con i metodi di lettura del nuovo oracolo, ma in realtà sto anche già pensando ad altre cose. Appena decido ve le faccio sapere. Tanta, 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 tantissima luce. Grazie di tutto sempre.